Con i locali donati dal marchese Giacomo Costa, i reduci garibaldini maceratesi crearono un luogo dove riunirsi per ricordare le patrie battaglie per l'unità d'Italia. Il circolo fu inaugurato il 30 aprile del 1873, vivente ancora Giuseppe Garibaldi. In seguito il circolo fu chiamato il Giardinetto. Fu a Macerata che il generale Garibaldi costituì la prode e legione che lo seguì a Roma in difesa della Repubblica Romana di Mazzini, Armellini e Saffi, dove morirono 17 maceratesi. Sgombro subito il campo. Non è che il governo attuale non fa politiche per la famiglia perché non ci sono i soldi. Il governo attuale non fa politiche per la famiglia perché non vuole fare politiche per la famiglia. C'è una agenda molto chiara, molto chiara. Non voglio fare il grande fratello, non voglio fare quello che è al complotto, ma c'è un'agenda politica chiarissima che ha quattro tappe. E il punto finale di queste quattro tappe è quello della dissoluzione della famiglia, così come la conoscete, così come la conosce l'umanità da che c'è, perché la famiglia non è che l'ha inventata Simone Pillon, non l'ha inventata Matteo Salvini, la famiglia c'è da quando c'è l'uomo. Ma noi siamo in una fase in cui siamo convinti che ormai l'uomo è talmente maturo che può crearsi da solo, una sorta di nuova creazione, una sorta di autopoiesi dell'uomo, in cui l'uomo decide lui che cosa è l'essere umano, perché già uomo, ci fosse qua una femminista, mi direbbe che sono maschilista, poi salta fuori l'LGBT e mi dice che sono omofobo, perché uso la parola uomo, non si dice uomo, no? Vabbè, cosa sono queste quattro tappe? Vediamole insieme. La prima tappa, assolutamente indispensabile, è la legge sull'omofobia. In tutti i paesi si è cominciato da lì, tant'è vero che anche in Italia avevano cominciato nel 2014 con la legge Scalfarotto, solo che trovarono piuttosto duro. Perché? Perché le associazioni familiari, perché le associazioni pro-life, eccetera, compresero che lì c'era un pericolo serio, agirono sulle forze politiche e le forze politiche riuscirono a bloccare la legge Scalfarotto, vi ricordate? Passò alla Camera, ma si arenò definitivamente al Senato e là morì. Perché è indispensabile la legge sull'omofobia come prima tappa? Perché vedete, se io devo andare a decostruire l'istituto familiare, devo andare a toccare cose profondamente inscritte nel cuore dell'uomo, devo andare per esempio a togliere la parola mamma, perché la parola mamma non può resistere se viene meno il nucleo familiare, devo andare a togliere la parola papà. Con la parola papà hanno fatto anche abbastanza alla svelta, vedete che i papà li hanno tolti di mezzo, però con la mamma era un po' più complicato e allora ecco l'idea geniale, genitore 1, genitore 2. Ecco l'idea geniale, perché dobbiamo costruire i bambini con quel sano vecchio metodo di una volta, che a me tutto sommato non mi dispiaceva e non mi dispiace tuttora. No, utero in affitto. Però se io ti vengo a raccontare che per fare l'utero in affitto prendono una ragazza, la bombardano di ormoni in modo che vada in iperstimolazione ovarica, poi prendono i suoi ovociti, li mettono sul mercato, ovviamente più è alta, più è bionda, più è bella, più ha gli occhi azzurri, più i suoi ovociti va. Ecco che è arrivato il candidato, ben trovato sindaco. Ciao, benvenuto tra noi. Allora, se io vi racconto tutto questo e poi vi racconto che quell'ovocita viene messo sul mercato e ovviamente vale la legge della domanda e dell'offerta, per cui più la ragazza è bella più l'ovocita vale, meno la ragazza è bella meno l'ovocita vale, e poi che facciamo con quell'ovocita? Lo fecondiamo e poi non è che possiamo farlo crescere nel corpo di quella donna, perché quella donna poi lo vorrà per sé il figlio, perché quello è il suo figlio. Allora che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo usare un'altra donna, quella, siccome non c'entra il materiale genetico, possiamo prenderla del terzo mondo, le diamo quattro soldi e ci comperiamo il suo utero per 9 mesi, dopodiché però dobbiamo portarglielo via subito il bambino. Allora adesso l'ultima moda è che devono sedarle queste ragazze appena fatto il parto, perché sennò cominciano a piangere, a urlare, perché comunque dopo 9 mesi quel figlio è loro, non lo vogliono più dare
andare via. E allora devono sedarle così che poi i due deficienti possono farsi il selfie tutti felici con il bambinetto. Se io vi racconto queste cose, voi appena uno vi viene a dire che vuole proporre l'utero in affitto come sistema pratico per fare figli senza più gravidanze, voi gli saltate negli occhi. Però se c'è prima una bella legge sull'omofobia che vieta di dire queste cose, allora poi si possono fare i passaggi successivi. Allora è indispensabile, indispensabile la legge sull'omofobia. Ci hanno provato nel 2014, non ce l'hanno fatta, ci stanno riprovando adesso. Il secondo passaggio qual è? L'agenda politica per la distruzione della famiglia. Il secondo passaggio è molto semplice, le unioni gay, il matrimonio gay. Perché? Perché se noi andiamo a decostruire il legame matrimoniale, che è il legame orizzontale che unisce due generi, il maschile e il femminile, tra pari, va bene? Che cosa siamo andati a fare? Siamo andati a costruire quelle che i nostri amici chiamano le famiglie arcobaleno, per cui tutto diventa famiglia. Due uomini sono famiglia, due uomini e una donna sono famiglia, tre donne sono famiglia, e perché non il singolo da solo è famiglia, tant'è vero che nella legge fatta dalla sinistra in Umbria si parlava di famiglie unipersonali, cioè la persona da sola era famiglia, no? Tutto diventa famiglia, ma se tutto è famiglia, niente più è famiglia, perché noi non siamo più capaci di identificare quel nucleo naturale che è costituito da un uomo e da una donna. E allora abbiamo fatto il secondo passaggio e poi c'è il terzo passaggio. Il terzo passaggio è quello della genitorialità arcobaleno, come viene detta con questa bellissima parolina. Noi ci immaginiamo l'arcobaleno, oh che bello, appena piovuto poi viene l'arcobaleno. Ma la genitorialità arcobaleno è la cosetta che avevo raccontato prima, perché a meno che non siano cambiate le cose negli ultimi 5 minuti, se voi prendete due maschietti e li chiudete in una stanza, posso stare dentro 6 mesi, 6 anni, 60 anni, ma escono sempre loro due. E la stessa cosa due signore. Se invece noi andiamo a azionare tutta una serie di acquisti, di compravendite, di ovociti, di embrioni, di impianti, eccetera, eccetera, allora poi sì che arriva con l'utero in affitto il figlio, però quel figlio è un figlio comperato, è un figlio strappato dalla sua mamma, è un figlio che per tutta la vita si chiederà dov'è mia madre. O la stessa cosa al contrario, se anziché l'ovocita andiamo sul mercato degli spermatozoi, del seme maschile. Voi sapete che ci sono delle banche del seme che vendono sul mercato il seme maschile, e anche lì legge della domanda e dell'offerta, per cui più sei alto, più sei biondo, più sei bello e meno sei pelato, e più ovviamente il tuo seme vale. Invece se cominci a essere un po' calvo, un pochino, poi sei della Lega, figurati, allora costa 4 euro. Beh, però voi mi capite che questo significa andare a toccare una tale profondità nelle corde dell'uomo, per cui cosa c'è di più intimo e di più profondo della scelta della persona con la quale vuoi generare un figlio? È la cosa, credo, che più coinvolge te stesso, no? Quando ti sei innamorato di quella donna, quando hai deciso che quella donna volevi che fosse la madre dei tuoi figli, ma che hai fatto? Sei andato a fare le ricerche su internet, ma per piacere, ma sei andato alla banca del seme? E lo dico anche per le signore, io non so cosa passi nella testa di una donna, sono 50 anni che cerco di capirlo, ma ancora non l'ho capito, però mia moglie ogni tanto qualche input me lo manda, non credo che il suo massimo desiderio fosse quello di andare su internet a cercare come c'è nella banca del seme, se uno era appassionato di farfalle, oppure se gli piaceva fare sport, oppure ci sono i file audio dei donatori dove ti dicono ciao, sono Simone Pilloni, il più bello del mondo, compra il mio seme, il migliore del mondo. Ma è così che noi mettiamo al mondo figli? Ecco, questa è la genitorialità arcobaleno, quella che ci viene raccontata come una cosa pucciosissima, meravigliosa. Anzi, se voi guardate la TV oggi, le famiglie naturali sono quelle in cui c'è la violenza, in cui ci sono i figli presi a botte, in cui ci sono le mogli che... Invece nelle famiglie arcobaleno tutto va benissimo, i bambini crescono bene, sono tutti bellissimi, ben educati, sorridenti, tutti dei principini, ok? Bene, quello lì è il terzo passaggio. Vogliono decostruire il rapporto verticale, cioè il rapporto tra generazioni. La famiglia è una croce, chi è sposato da qualche anno lo sa bene. È una croce, cioè unisce i generi, maschile e femminile, in un rapporto orizzontale, e unisce le generazioni in un rapporto verticale. Ma se io non so chi è mia madre, se la parola mamma mi è stata tolta perché c'è genitore 2 o genitore 1, poi non ho capito perché la mamma deve essere 1 o 2, chi l'ha detto, chi l'ha deciso, perché?
potrebbe essere genitore X, non so che cosa, io vengo a perdere non solo la mamma, ma l'identità. Prima parlavamo con Andrea Blasini e dicevo, Veneto, come me, e dice il bisnonno, vedi, io da un cognome ho compreso un albero genealogico che passa da un territorio. Bene, andiamo a parlare di un figlio concepito in provetta, con la banca del seme, impiantato in un utero in affitto, il cognome, adesso c'è una legge che dice che non bisogna più passare il cognome paterno, perché bisogna passare anche un cognome di fantasia, oppure il doppio cognome, oppure il triplo, perché no? Perché poi se tu già hai il doppio cognome, poi il figlio ne avrà 4 di cognomi, e poi quello dopo ne avrà 8, e poi avremo i cognomi come, non so, avete presenti i sudamericani che ci vuole la pagina, no? Non c'è più posto. Ecco, questo perché? Perché poi alla fine il risultato è che tu hai perso la mamma, non sai chi sia, hai perso il padre, non sai chi sia, ma soprattutto hai perso la tua tradizione familiare, il nonno, la nonna, i bisnonni, i trisavoli. Ma perché a voi non è capitato in una fascia di età, mio figlio adesso ha 11 anni e comincia a chiedermi, ma chi era il nostro bisnonno? E vuole sapere, no? La radice dalla quale nasce, la tradizione dalla quale nasce. E non è la stessa cosa essere di una famiglia marchigiana o di una famiglia veneta o di una famiglia bresciana, perché ogni territorio porta in sé una storia, delle tradizioni, dei costumi, dei modi di essere che arricchiscono la personalità. E non è che c'è una tradizione migliore di un'altra, no, però c'è una tradizione differente dall'altra. E tutto questo è qualcosa di preziosissimo, di iscritto in ogni famiglia. Ce lo stiamo perdendo. Perché l'obiettivo finale, e il quarto passaggio, è quello di fare perdere definitivamente l'identità alle persone. Come? Semplicissimo. È chiaro che se io vengo da te che hai 30-40 anni, che sei piuttosto strutturata, e ti dico guarda che non sei maschio o non sei femmina, ma puoi essere quello che vuoi, tu mi fai una bella risata e dici dai vabbè andiamo a berci una birra insieme. Ma se tu vai da un bambino di 3 anni e gli dici tu non sei maschio, tu puoi essere ciò che vuoi, e poi a 4 anni glielo ridici, e poi a 4 anni e mezzo glielo ridici, e poi a scuola gli dici ma perché sei un maschietto, giochi coi soldatini, giochi, ma no, ma devi giocare con, e poi a 5, e poi a 6, e poi quando ne ha 8 gli blocchi la crescita puberale con la triptorellina, come già in Italia si può fare, non sto parlando di cose che avvengono in Cina o in India, in Italia. Tu hai costruito una generazione di persone senza identità, che non sanno più neanche se sono maschi o femmina. Qual è la prima cosa che impari della tua identità? Il bambino fino a circa 2 anni, adesso c'è qua Paolo che al limite mi dà una ciabattata da dietro se dico sciocchezze, è convinto di essere la mamma, cioè si identifica completamente con la madre. Poi pian pianino comincia a distaccarsi, comincia a comprendere di avere una propria identità, e quell'identità da dove passa? Anche dalla scoperta della propria genitalità. Se poi ci sono due fratellini, due sorelline, si guardano, io c'ho il pisellino, tu c'hai la patatina, e cominciano a comprendere di non essere la mamma intanto, e poi di avere una propria identità sessuata. Ma se noi andiamo a decostruire l'identità delle persone, qual è il risultato? Il risultato è che abbiamo costruito una società di individui. Perché questo è importante? Perché questo è importante? Perché è importante sapere di questa agenda che viene portata avanti nei paesi del nord Europa, del centro Europa e soprattutto del sud Europa? Perché l'Italia è un obiettivo di questa agenda. Vogliono decostruirla questa Italia. Perché? Perché la famiglia è la forza dell'Italia. Se voi andate a vedere come è costruita la nostra società, andate a scoprire che la società è una sorta di famiglia di famiglie. Perché? Pensate alle nostre piccole imprese familiari, la famiglia che diventa il negozio, la famiglia che diventa l'aziendina di casa in cui lavora il marito ma lavora anche la moglie, e poi arrivano i figli e lavorano anche i figli, e poi arrivano i nipoti e anche i nipoti lavorano nell'aziendina. E questo che cosa significa? Significa che quando arriva la crisi non è che licenzi la moglie, anche perché sennò quella ti prende a ciabattate, ma che cosa fai? Fai un buco in più nella cintura, stringi e vai avanti. Non è che vai a chiedere la disoccupazione o la cassa integrazione come fanno le grandi aziende che sono subito pronte ad andare a prendere i soldi pubblici, no, cerchi di tirare avanti e magari c'è il dipendente, ma ormai è diventato uno di famiglia e non lo licenzi il dipendente, lo tieni lì anche quello. E quando il figlio o il nipote sono disoccupati, chi è che paga?
il nonno, che ha la pensioncina, e gli dà la mano. E quando il nonno va in cielo, perché non so se lo sapete, ma noi andiamo in cielo, non andiamo sottoterra, ricordiamocelo ogni tanto, che fare politica convinti di andare sottoterra o fare politica sapendo che si va in cielo è una roba molto diversa. Allora vi dicevo, quando il nonno va in cielo, i suoi soldini che si è guadagnato lavorando una vita non finiscono nella banca o nella finanziaria o al casinò o su internet. Sapete dove vanno? Nella casetta di mattoni che dura nel tempo e che il nipote può andare ad abitare con la sua fidanzatina e poi mettere su casa. Tutto questo dà aria, fiato, forza, potenza a che cosa? A un sistema che ci invidia tutto il mondo, ci invidiano talmente tanto che ce lo vogliono distruggere. Un sistema sociale che tiene duro, che di fronte alla crisi è resiliente, un sistema sociale forte, costruito da legami stretti, da tradizioni, da identità. Ecco, ce lo vogliono distruggere. Questo è un progetto chiarissimo che abbiamo di fronte. Allora, lo dico al candidato sindaco e sono contento che sia qua con noi, lo dico ai quattro candidati consiglieri comunali. Il comune è l'identità prima. Ricordate che l'Italia nasce intorno ai comuni, non nasce intorno allo Stato centrale di Roma. Roma arriva nel 1870, ricordiamocelo. Ma i comuni ci sono dal 1200 e l'identità nazionale è racchiusa nel comune, perché da sempre gli italiani sono federalisti, da sempre gli italiani amano avere il potere vicino a casa. Ecco perché questa Europa non ci piace, perché questa Europa decide tutto a Bruxelles. Ma vacci tu a Bruxelles. Tu devi arrivare al municipio di Macerata, andare dal sindaco e dire: oh sindaco, guardi che ho tre figli e devo pagare l'abbonamento per tutti e tre per andare a scuola, bisogna rivederlo un attimo sto regolamento comunale. E il sindaco si mette lì e toglie le risorse dalle associazioni LGBT, che tanto di soldi ce ne hanno abbastanza, e le metterà sulle famiglie, no? Però il sindaco lo incontri mentre vai a passeggio, lo incontri a bere un caffè, vai a incontrare il funzionario di Bruxelles, tu se sei capace, che decide di miliardi di euro e che vanno a finire, guarda un po', sempre e solo nelle solite tasche. Ecco perché è importante che le amministrazioni comunali siano espressione del territorio e sappiano che in questo gigantesco attacco, in questa gigantesca aggressione all'Italia e aggressione alla famiglia italiana, loro sono in prima fila, perché meglio del comune non può fare nessuno. Perché il comune è vicino alla gente, è vicino al territorio, conosce le esigenze prima di tutti gli altri. E noi nelle amministrazioni comunali dell'Umbria, dove abbiamo preso finalmente dopo 60 anni qualche buona amministrazione comunale, stiamo portando avanti una rete di comuni a misura di famiglia, in cui si scambiano le buone prassi, in cui ci si racconta le politiche familiari. E guardate che non ci vuole tantissimo. Sapete che il tasso di figli desiderati da parte degli italiani è di 2,5 per ogni coppia, che sarebbe sufficiente per guardare al futuro con serenità. Invece sapete che ne facciamo 1,1, 1,2, il che vuol dire che nel 2050 ci sarà ancora l'Italia, ma non ci saranno più gli italiani, che è un altro degli obiettivi di quella famosa agenda, perché l'Italia è un bel posto dove venire a stare. Sentite che serata, stasera guardate che posto, cioè il paradiso penso che più o meno non è tanto lontano da questo. Però qualcun altro dice: perché ci devono stare gli italiani in Italia? No, ci vogliamo andare noi in Italia. Allora vi dicevo, nel 2050 non ci saranno più gli italiani, eppure basta pochissimo perché gli italiani ritrovino la forza di fare quei figli desiderati. Basta che cosa? Basta un sindaco, banalmente, che spende 60 centesimi per ogni bambino che nasce e gli manda una lettera di benvenuto a lui e ai suoi genitori, in cui gli allega un volantino con tutti i servizi che il comune mette a disposizione delle famiglie. E che cosa gli dice? Gli dice benvenuto. E ai genitori sapete che cosa dice? Dice grazie, siete degli eroi, perché oggi chi mette al mondo un figlio è un eroe. Basta quello per cambiarti il clima, per farti capire che c'è una comunità comunale che vuole bene alla famiglia, che vuole bene a te e che investe su di te. Io dico sempre che ogni euro che noi spendiamo per la famiglia non è un euro speso, è un euro investito. È un euro investito nel nostro futuro. Cosa c'è di migliore investimento del futuro? Veramente non sono io che lo dico. Lo diceva tale signor Winston Churchill, il quale diceva che il migliore investimento che un paese possa fare è mettere latte nei biberon. Questo diceva, latte nei biberon. Perché è il migliore investimento. Tu puoi raccogliere l'oro,
puoi investire nel petrolio, puoi investire... No, le persone sono il miglior investimento possibile. Allora, le politiche familiari che il comune può fare sono tantissime, da quelle a costo zero fino a quelle a costo, appunto, l'equità fiscale, cioè a costo consistente, ma che non è un costo, come vi dicevo, ma è un investimento. Perché se da qua a 5 anni il comune di Macerata esce dalla denatalità e guarda con sicurezza al futuro dicendo noi siamo in saldo positivo con i nuovi nati, beh, questo sindaco gli dovete fare il monumento, dovete fargli la statua in piazza benedicente, così con la mitria sopra, eh? Perché questo è quello che noi vogliamo sentire da un sindaco, che vuole investire sulla sua gente, sulla sua comunità. E poi dalla famiglia che cosa nasce? Nasce la rete delle famiglie, perché poi la prima cosa che fanno le famiglie è quella di mettersi insieme. E allora che cosa nasce? Nasce l'oratorio, nasce l'associazione, nasce il gruppo, nasce il movimento, nasce la fondazione e la società si tesse di persone. Io mi fermo perché voglio sentire che cosa ci racconta il sindaco, però una cosa vi chiedo, anzi due. La prima, guardate un film, stasera tornate a casa, vi state registrando, quindi non posso dire che su internet lo trovate gratuitamente andando su YouTube, non lo posso dire. Si intitola La teoria svedese dell'amore. Andate a vedere quel film, è un film fatto da un regista italiano che si chiama Eric Gandini, è un film scritto e appunto fatto da un regista di sinistra, molto di sinistra, il quale va a vivere in Svezia e si accorge, comprende che questa agenda che vi ho descritto là è diventata realtà. Vedrete che cosa significa per un paese rinunciare all'identità dei suoi cittadini, rinunciare alla famiglia e rinunciare alle sue tradizioni. Il risultato finale sono i suicidi a manetta, come già sapete, ma non è neanche quella la cosa più atroce. La cosa più atroce è vedere giovani ubriachi dalla mattina alla sera. La cosa più atroce è vedere giovani ragazzi che non credono più in niente, che non hanno il cielo sopra di sé. E sapete che cosa fanno? Perché poi il desiderio comunque di cielo è ineliminabile nel cuore dell'uomo. Tornano al paganesimo, vanno nei boschi e vanno a parlare con gli alberi. Vanno a parlare con gli alberi, guardate il film, sono due ragazzi che dicono noi la mattina andiamo a parlare con l'albero, qualche volta ci risponde, l'albero, ah siete messe bene. Allora noi non vogliamo arrivare lì, qualcuno ci dice che là dobbiamo puntare là e allora avanti con la legge sull'omofobia, avanti con le coppie gay, avanti con l'utero in affitto che è il nuovo modo di fare figli, basta con questa storia della famiglia patriarcale, luogo della violenza, che schifo, le famiglie arcobaleno, questo sì, basta con questi soldi spesi per la natalità, investiamo in monopattini elettrici che sono molto più utili piuttosto che un bambino, è meglio un monopattino elettrico, te lo puoi portare a nanna, lo culli prima di andare a dormire, poi metti, ecco. Guardate quel film. La seconda cosa, premiate chi in questo momento fa politica, premiatelo, premiate chi si candida con forze di centrodestra, premiate chi ha il coraggio in questo momento di andare controcorrente, perché guardate che dall'ONU, ma avete visto l'ONU? La settimana scorsa il segretario generale dell'ONU ha scritto in un tweet, io sono andato a verificare perché non ci credevo, ha scritto in un tweet che il Covid è colpa della famiglia. Il Covid è colpa della famiglia? Ma io ti aspetto sotto il palazzo di vetro e ti prendo a sganassoni, eh? Il Covid è colpa della famiglia. C'è scritto, andatelo a vedere, un tweet del segretario generale dell'ONU. Andate a vedere che cosa scrive la fondazione Open Democracy di Soros. Articolo di aprile e articolo di marzo. La famiglia va cancellata, il Covid è l'ottima occasione per togliere di mezzo la famiglia, questo è l'articolo di marzo. L'articolo di aprile, non vi preoccupate, non è affatto vero che togliendo di mezzo la famiglia toglieremo di mezzo l'amore, anzi, ci sarà più amore per tutti. Andatevi a vedere tutto questo. Allora, chi va controcorrente si prende gli insulti, si prende gli sputi, si prende la Digos qua fuori. Io tutte le volte che mi muovo c'ho la scorta, ma vi pare normale che un papà di famiglia che va a raccontare alla famiglia deve avere la scorta? È una roba normale, è un paese normale questo? Ecco, quindi premiate questi ragazzi, queste ragazze, questi uomini e queste donne, e mi fermo lì perché ci sono i maschi e le femmine e punto, che si mettono a disposizione della comunità. Perché oggi è roba da eroi, veramente, è come fare figli. Quindi grazie di cuore, premiateli, voi potete raggiungere
persone che io non posso raggiungere. Perché? Perché lo zio, il cugino che stasera non c'è, la nipotina, e se ancora vai dal barbiere siete fortunati, qua tanti capelluti, a Macerata avete ancora i capelli, ancora andate dal barbiere, potete andare a farvi una chiacchierata e dire guarda, vota per sto candidato sindaco perché è bravo, vota per questi candidati consiglieri perché sono bravi, perché hanno una visione, hanno un futuro, almeno ci provano, poi non è che sono magici, non è che hanno la batteria, ci proveranno, però... Io vi prometto una cosa, se voi farete questo, noi ci saremo accanto a loro. Se avranno un dubbio, se avranno una richiesta di aiuto, se vorranno vedere come ci stiamo muovendo in Umbria per le politiche familiari, se avranno bisogno di un, non dico un consiglio perché sono bravi a consigliarsi da soli, ma magari un'idea o qualche cosa, noi ci saremo accanto a loro. Grazie. Grazie Simone. Siamo la parola per un intervento al candidato sindaco Sandro Paccaroli, grazie. Allora, forse stasera sarà l'ultimo intervento che farò in questa campagna elettorale perché domani sera sarà la chiusura della campagna. Non sono... Come adesso non ho capito perché tutti quelli che ammazzano un cristiano sono tutti con problemi psichiatrici, no? Appena tu vai a toccare una persona straniera sei fascista e invece se ammazzi un cristiano italiano sei psichiatrico, no? È interessante, ma non voglio parlare di questo. Guarda, quello che lei diceva è molto vero. Il quarto punto di questa agenda è proprio l'indottrinamento gender. L'indottrinamento gender, tra l'altro, nelle Marche è passato in modo piuttosto pesante, col progetto per esempio Viva l'Amore, sostenuto anche dalle ASL locali, ma sia Paolo Scappellato che il suo collega Samuele Cognini sanno bene sulla loro pelle che cosa significa opporsi al gender, addirittura Samuele è stato coinvolto anche in questioni disciplinari, nel momento in cui cioè, tu vai a proteggere i ragazzi dal tentativo di rapinare la loro identità che avviene con l'inculcamento dell'ideologia gender che ovviamente non esiste perché voi sapete che noi siamo dei fantomatici millantatori e che il gender non esiste. Allora, siccome il gender non esiste, non insegnatelo nelle nostre scuole, no? Visto che dite che non esiste, non insegnatelo. Cosa si può fare? Fare rete con gli altri genitori? Essere molto vigili e attenti e riappropriarci di quello che come genitori è un nostro diritto e dovere. I diritti e doveri dei genitori sono scolpiti nella Costituzione italiana e sono quelli di mantenere, istruire ed educare la prole. C'è scritto nella Costituzione. Allora, mantenere non mi risulta che ci sia la coda per aiutarci a mantenere i nostri figli, no? Cioè ce li manteniamo noi e ce li paghiamo dalla mattina alla sera. Educare invece vogliono tutti sostituirsi alla famiglia e in una misura, però vi devo dire che da difensore della famiglia da 20 anni faccio questo, ma in una misura noi famiglie abbiamo abdicato o abbiamo delegato troppo e per troppo tempo. Dobbiamo tornare a riprenderci le redini dell'educazione dei nostri figli. E che significa partecipare ai consigli di classe, partecipare ai consigli di istituto, andare all'assemblea dei genitori, andare a capire bene che cosa succede quando presentano il POF, quando presentano i progetti a scuola, perché è un attimo nelle pieghe del programma a inserire. Uno dei punti chiave della legge Zan-Scalfarotto su cui stiamo facendo le barricate in Parlamento è ovviamente la giornata nazionale dell'omofobia, ma dalla giornata nazionale dell'omofobia che in Inghilterra c'è da 10 anni si è arrivati oggi in Gran Bretagna all'insegnamento obbligatorio delle teorie LGBT in classe, cioè ci sono le ore di teoria gender. Le ore di teoria gender, in cui obbligatorie ovviamente, nelle quali si insegna che non si nasce maschi e femmine, ma che puoi scegliere tra 58, 60, 92 identità, eccetera, eccetera. Guardate che in questo, poi quando appunto hai perso l'identità di una generazione, e poi hai perso tutto, perché poi la generazione successiva non saprà più ritrovare l'identità. Io faccio sempre un esempio banalissimo. Prima abbiamo sentito un papà che parlava, e anche con la voce rotta, quando parlava dei suoi figli, perché i figli sono i figli. I figli sono legami che sono indelebili.
Alla moglie puoi rinunciare perché c'è il divorzio, una volta non si poteva, adesso si può. Puoi rinunciare a un amico, puoi litigare e non ci parli più. E quello non è più tuo amico, ma quello è tuo figlio per sempre, quello è tuo padre per sempre. Ci sono dei legami indelebili. Bene, vanno ad aggredire l'identità di persone e decostruiscono anche la generazione successiva. Come si fa a imparare a essere padri? Come fai? C'è l'università? Hai studiato all'università per diventare papà? No. Cosa hai fatto? Hai visto tuo padre. Se il tuo papà purtroppo non c'era più, che cosa hai fatto? Hai cercato un modello simile, avrai cercato lo zio, avrai cercato il nonno, avrai cercato un personaggio famoso, qualcuno che ti facesse da modello. Cioè, l'essere padre o l'essere madre è qualcosa che si impara da un papà o da una mamma, non ci scappi. Ma se noi andiamo a eliminare il concetto di padre e di madre, e addirittura andiamo a eliminare il concetto di maschio e di femmina, perché anche imparare a essere maschi non è una roba facile, imparare a essere donne non è una cosa facile, un conto è esserlo per nascita, e lo siamo tutti, o maschio o femmina, poi però devi anche costruirla la tua identità attorno a quel dato di fatto che è la tua identità sessuata, no? Ecco, se ci tolgono una generazione, basta una, se salta una generazione, quella dopo che modelli avrà? Non avrà più modelli di mascolinità, non avrà più modelli di femminilità, non avrà più modelli di genitorialità paterna, non avrà più modelli di genitorialità materna. E difatti, sempre in quel famoso film che dovete assolutamente a questo punto andare a vedere, La teoria svedese dell'amore, che cosa salta fuori? Che i bambini in Svezia appena nascono li mettono all'asilo nido, quando sono un po' più grandini si fanno 12 ore di scuola dalle 6 della mattina alle 6 della sera, e quando tornano a casa chi c'è? Boh! Non hanno più nessun rapporto con i genitori. A 18 anni lo Stato gli paga lo stipendio e li mette fuori casa. A 18 anni, subito fuori casa. Questo perché? Perché c'è dietro una teoria malata, profondamente malata, che identifica nelle relazioni la dipendenza. Diceva Olaf Palme, il primo ministro svedese che è alla base di questa agenda politica, che tra l'altro fu ucciso in un attentato, vi ricordate? Diceva Olaf Palme, in ogni relazione c'è una dipendenza, la moglie dipende dal marito, i figli dipendono dai genitori, i nonni dipendono dai figli, dobbiamo togliere queste relazioni così che togliamo le dipendenze, che è follia, perché ciascuno di noi naturalmente dipende o sorregge. C'è un tempo della tua vita in cui dipendi, un tempo della tua vita in cui sorreggi, magari proprio le persone dalle quali dipendevi, come accade quando coi genitori anziani trovi la tenerezza di andare a cambiare il pannolone a quel papà che magari ti faceva tanto paura quando eri bambino e te lo trovi lì tra le braccia che dipende da te e scopri tante cose della vita che non avevi mai capito. Ecco, vogliono toglierci tutto questo. Allora il gender è, io uso la parola gender ma è una ideologia, è quanto di più pericoloso. Perché? Perché decostruisce quell'identità che si trasmette di generazione in generazione da quando c'è l'umanità. Basta una generazione che salta e quella successiva non saprà più cosa diavolo fare, perderà qualsiasi spazio identitario. Le persone nel loro privato facciano quello che credono e meritano tutto il nostro rispetto, ovviamente se si comportano bene in pubblico, perché se poi vanno in giro a fare altro, no. Ma detto questo, il problema è che per la prima volta nella storia dell'umanità si va a toccare l'identità. Mi spiego meglio. Pensiamo alla Roma classica, c'è sempre stato il fenomeno omosessuale, però si sapeva che era un maschio che andava con un altro maschio, punto. Qui oggi andiamo a togliere l'identità di quella persona che non è più maschio, non è più femmina. Non è più, cioè ci sono, ripeto, se andate su, volete iscrivervi su Facebook, dovete scegliere tra 58 generi diversi, tutti approvati rigorosamente da Arcigay. E ci sono delle cose improbabili, non binario, dice oggi non mi sento un treno, quindi non sono binario, no? Non binario è un genere, female to male è un genere, male to female è un genere. E bisex è un genere, eccetera, e tu assumi quella come identità, ma quella identità non ti caratterizza, perché poi la puoi modificare,
Cioè tu la mattina ti senti maschio, il pomeriggio ti senti female to male, la sera sei cisgender, che è un altro, eccetera. Così facendo tu hai tolto identità ai ragazzini, perché poi il problema, ripeto, non sono gli adulti, degli adulti non me ne frega sostanzialmente niente, nel senso che facessero come diavolo gli pare, se vogliono tagliarsi le orecchie o il naso oppure un'altra parte del corpo che ritengo più prestigiosa, facciano come vogliono, ma i ragazzini no, i ragazzini no, i ragazzini l'hanno da lasciare stare. Dunque, sulla 194 non devo nascondere nulla, sapete che sono chiaramente pro-life. Quello che a me colpisce ogni volta è che quando si va in un dibattito si accoglie sempre l'aspetto come se fosse un diritto, no? E si perde di vista quello che invece io penso sia il punto fondamentale, e cioè siamo davanti a una situazione difficile, perché se una donna chiede di abortire vuol dire che la situazione è seria, è difficile, e forse dovremmo cercare di fare di più, indipendentemente, ripeto, sono pro-life e sono contro l'aborto, lo denuncio chiaramente, però anche al netto di questo mi aspetterei che anche chi ritiene invece che comunque sia una scelta che la donna deve poter continuare a fare, però mi aspetterei che si cercasse di fare tutto il possibile per aiutare quella donna a tenere il proprio bambino. Ecco. Invece c'è un sostanziale abbandono di questa prospettiva, e questo mi fa male, perché lo Stato deve comunque sempre schierarsi dalla parte della vita, fare di tutto per salvare quella vita. Poi, e mi fermo qui, se fossi io che decide farei le cose in un certo modo, non sono io che decide, quindi le cose non si possono fare in quel modo, però resta il fatto che ogni volta mi avvilisco se penso a quante energie lo Stato spende che se fossero investite nell'aiutare quelle donne probabilmente moltissimi casi si risolverebbero in modo da accogliere quella vita nascente, quindi questo è un passaggio. Discorso sull'utero in affitto, forse è dimenticato anche di dire che in America sono queste ragazze universitarie che si prestano a questa cosa, e 500 1000 euro, ma pochi dicono che poi queste ragazze una parte diventano depresse o si suicidano e tante muoiono di tumore. Sì, sì, c'è un'iperstimolazione ovarica, assolutamente. Quindi oltre è un ulteriore danno, è un danno proprio alla società. Allora io al sindaco che abbiamo qua questa sera chiederei di impegnarsi, ma già l'ha fatto firmando quel manifesto, perché Macerata diventi una città della vita, cioè perché il compito del comune sia quello di cercare di fare di tutto perché quella donna che vive una gravidanza difficile sia aiutata a risolvere i problemi e non debba arrivare alla scelta di mettere fine alla gravidanza del suo bambino. Questo è quello che penso tutti noi, indipendentemente da come la pensiamo sul tema aborto, potremmo sottoscrivere tutti insieme, perché sono convinto che una vita sia sempre meglio che una morte, questo è il mio punto di vista. Per quanto riguarda i vaccini, io sono agnostico, denuncio il mio agnosticismo, cioè io penso che i vaccini siano una cosa buona se usati per bene, che ci debba essere comunque una libertà e un discernimento della famiglia, perché non dimentichiamoci che le scelte educative le fanno i genitori, che queste scelte educative possano essere guidate da una scienza che sia in buona fede, mi sta bene, che queste scelte educative, diciamo, familiari diventino invece la modalità per trasformare l'Italia in una sorta di laboratorio dove testare i vaccini, questo non mi sta bene. Quindi penso che, esatto, quindi dovremmo forse fare un bel po' di approfondimenti per capire quanto le case farmaceutiche ci usino da anni ormai, come, cioè io ricordo questo fatto, da piccolo io sono cresciuto a pane e Bactrim, perché il Bactrim, qualunque cosa avessi, Bactrim, poi di colpo mi dicono che lo ritirano, anzi è pericoloso, era uno sciroppo bianco, sapore di liquirizia, più o meno terrificante, che però qualunque cosa, dal raffreddore fino all'unghia incarnita, Bactrim, ok?
Allora, dopodiché lo ritirano dal mercato perché dico che è pericolosissimo. Adesso mi fa piacere sapere, considerando che ci sono cresciuto, forse per quello che sono calvo. Vabbè, comunque, al di là delle battute, non si può usare un paese come se fosse una specie di laboratorio di cavie, no? E la sensazione che tutti questi vaccini vengano sperimentati in una misura sui nostri bambini un pochino c'è. Allora dovremmo ragionarci, però non voglio cadere nella trappola perché secondo me il movimento Novax ha anche alcuni problemi abbastanza seri. Bisogna trovare un equilibrio tra quella che è una legittima ricerca scientifica che ha portato a debellare numerose malattie e trovare invece la scusa per fare soldi dall'altra parte.